Sono volo, siamo con un MiG-21 russo, ora praticamente accenderemo i post-bruciatori, aumenteremo la nostra velocità indicata notevolmente, tenteremo di fare una manovra kamikaze. Allora, ora mettiamo motori al minimo, ci allontaniamo. Siamo a 7 giga, è un aereo molto, molto veloce, ma anche consuma moltissimo. Allora, cosa facciamo ora? Ora siamo sotto Mach 1, mettiamo spoiler al massimo per decelerare. Rividiamo. Abbiamo flap estesi e adesso abbassiamo e cerchiamo di passare su all'interno del mini bunker che c'è là sotto. È una manovra un po' kamikaze, però speriamo di riuscirci. C'è l'allarme, il Ground Proximity Warning System. Ora mettiamo un po' di motore per tenerci in aria, se no non ce la facciamo. Eccoci, un po' meno, va tutto regolato finemente, se no non ce la facciamo. Eccoci. Vai, vai, ce la facciamo, ce la facciamo. Mettiamo più motore, mettiamo più motore. Pop, pop. E ora facciamo una manovra folle, proviamo a farlo con tutto questo bruciatore a velocità massima. Ce l'abbiamo fatta per dimostrare la maneggevolezza di questo aereo. E ora acceleriamo. Ancora l'aereo non si sostende da solo, in posizione neutra. Ok, ci siamo, vai. Tiriamo su, facciamo un loop. Troppo vicini. Allora, intendiamo di entrare in quell'altro. Allora, ci allontaniamo. Sempre con tutto questo bruciatore. Dobbiamo andare in chilometri fino a che non lo vediamo quasi più. Raggiungiamo una velocità dinamica enorme, la pressione dinamica, pressione dinamica, scusatemi, nell'ordine di, allora, accendiamo il posto bruciatore al massimo e supereremo la velocità del suono. Quindi anche le modifiche di assetto diventeranno sempre più complicate, perché eccoci, sembra vicino, siamo saliti parecchio, scendiamo molto, molto rapidamente.
Ok, stiamo raggiungendo velocità massima. Siamo troppo veloci, questa velocità è un casino. Dobbiamo allontanarci parecchio. Questa facciamo una cosa, lo stabilizziamo e ci allontaniamo di parecchi chilometri. Vediamo se ci riusciamo. Perché le modifiche devono essere prese con largo anticipo per riuscire a riuscirci. Quasi tutta la cloche in giù. Ok, ci giriamo. A questo punto accendiamo i posti bruciatori. Eccoci, siamo lì, ci stiamo allineando. Vediamo se ci riusciamo. Penso sia una manovra del tutto folle questa. Tentare di entrare in un tunnel a velocità supersonica. Mi sa che siamo troppo veloci e troppo angolati. Sì, siamo troppo angolati e troppo veloci. No, ci ammazziamo. Infatti, siamo morti. Riproviamo un secondo a velocità ovviamente più contenute. Proviamo a fare una cosa invece, proviamo sotto i punti. Allontaniamoci e mettiamo tutto posto bruciatori. Vediamo se sotto i ponti è un pochino più semplice. Ci allontaniamo anche lì di chilometri. Lasciamo l'aereo piano piano che acceleri. Vediamo che succede. Siamo storti, ora dobbiamo allargarci da quell'altra parte. Allora, ok, abbiamo superato dobbiamo stare attenti a non superare il limite strutturale dell'aeromobile. Allora, perché a questa velocità è molto facile prendere G, che sono dovuti alla modifica di assetto a velocità molto elevate. Siamo già a velocità supersonica. Lasciamo che l'aeromobile acceleri. Ci stiamo
allontanando, infatti si vede l'isola piano piano che si grada a causa della distanza e dell'aria che ci frappone tra noi e che si frappone tra noi e loro, tra i ponti, insomma. E ora vediamo di allinearci a quei punti là sotto. Allora, diciamo che teniamo comunque sia tutto per spruciature, anche se non si dovrebbe perché si superano i limiti strutturali dell'aeromobile. Anzi, togliamolo, lo spruciatore. Allora, siamo storti più che mai. Non se ce la facciamo, ci bastiamo sotto. Siamo 809 indicati. Siamo a 2000 piedi. 1500, 1000. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, non ce l'abbiamo fatta, ok. E purtroppo le modifiche di assetto non sono possibili a quelle velocità. Vi faccio apprezzare la velocità, guardate come scorre velocemente l'aeroporto sotto di noi. Guardate con tutta come la velocità decresce anche di 10, di 15 nodi al secondo. Allora, proviamo a fare una cosa. Proviamo a atterrare sulla. Full flap, un po' di motore. Andate ad atterrare sulla zona di parcheggio. Ce l'abbiamo fatta, ma siamo morti perché non abbiamo frenato. Vabbè, vi auguro una buona giornata e al prossimo volo.